10.000 euro, un hotel da 100.000 euro. Eccoci arrivati. Oh no, io non starò nemmeno un secondo in questa stanza. Ma quanto l'hai pagata? Un euro. Ma perché non vuoi stare in questa stanza? Guarda, c'è un letto e anche una bellissima coperta con, ecco, qualche buco. E poi hai visto quanti scarafaggi ci sono? Questo letto è un po' basso, ma non vedo l'ora di testarlo. Secondo me è comodissimo. Mettiamoci la copertina e voilà. Oh no, non possiamo nemmeno dormire sul letto. Oh, è rotto. Non ci posso credere. Sono sprofondato. Ma che servizio è questo? Questo è un incubo, è un incubo. Aspetta, magari lo riesco a sistemare. Non credo proprio. Sono proprio curioso di usare una televisione di cartone. Vediamo come si vede. Ehi, ehi, televisione di cartone, dai, per favore. La prossima volta datemi una televisione di legno, che ne so. Matti, tu hai notato quante ragnatele ci sono in questa stanza? Ci sarà un'infestazione di ragni e io odio i ragni, mi fanno schifo. Ehi, Ninna, guarda. Ora sì che ci siamo. Tu sei tutto fatto. Io chiamo la reception. Ora mi sentono. No, squilla. Certo che questa stanza costa un euro. E si vede. Oh, ce l'ho fatta, piena di ragnatele. Non ho mai vissuto in una stanza così strana. Oh no, Matti, questo non è un vero telefono. Non risponderà nessuno. Hai visto questo quadro? Fa paura, sembra che si muovano gli occhi. Voglio andare via da qua. Chissà se in questa stanza d'hotel sono comprese anche le pulizie. Anche perché qui ci vorrebbero. Ma cos'è questo rumore? C'è qualcuno? Ehi! Ah! Scappiamo! Un topo! Un topo! C'è ancora topo, ma c'è un'altra stanza d'hotel, quella da 100 euro. Oh, meno male. Sembra già un po' più accogliente, anche se questi vestiti non mi sembrano proprio il massimo. No, infatti dobbiamo cambiare. Ah, guarda! Perfetti per noi due. Chissà di chi sono questi vestiti. Non lo voglio sapere. Ecco qui, marrone come tutta la stanza. Niente male, anche se non è il mio colore preferito questo. Vabbè, meglio dei vestiti di prima. Però questo letto è un po' scomodo. E poi non hai nemmeno il cuscino. Uffa. Non ci credo, c'è il frigo bar, come nelle vere stanze d'hotel. Vediamo un po' cosa c'è da mangiare. Wow, quante cose. Voglio assaggiare una ciambella. Tanto sarà compresa nel prezzo della stanza. Ecco qui, guardate quanto è bella, rosa e profumata. Oh, aspettate, ha un odore un po' strano. Vabbè, l'assaggio comunque. Ha anche un sapore un po' strano. Oh oh, credo sia scaduta. Devo chiamare la receptionist. Non ho un cuscino. Senza cuscino non posso dormire perché mi viene il torcicollo, no? Sì, pronto, salve. Sono nella stanza da 100 euro. Avrei bisogno di un cuscino. Non me l'avete messo in camera. Grazie. Aspettiamo. Chi voleva il cuscino? Io. Un secondo, signorina. Le devo chiedere una cosa. C'è un problema. Non so bene come dirglielo, ma purtroppo il cibo nel frigo bar è scaduto. Non mi interessa. Come? Ma io ho pagato per stare qui. Certo che quella signora è proprio antipatica. Lascerò una brutta recensione. Questo cuscino è pure scomodo. Oh, ciao. No, buongiorno. Ciao. No, scusi. Questa è la nostra stanza, dovrebbe andare via, dovrebbe uscire. No. Questo non è un hotel, è un ostello. E in un ostello possono dormire più persone. Quindi quello è il vostro letto, visto che tu sei seduto lì, e questo sarà il nostro, va bene, Leo? Certo, va benissimo. No, io ho pagato 100 euro, dobbiamo rimanere noi qua, vero Matti?
Sì, esatto, l'abbiamo pagata, questa è la nostra stanza. Aspetta, posso vedere se questo letto è più comodo? No, è più comodo quello? Leo, sì, noi staremo qui. Ok. Prego. Oh, no. Ok. Hai ragione, Samantha, questo è veramente comodo. Aspetta, ma io ho ancora le scarpe, ma sul letto... Con le scarpe! Adesso sì! No, 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 Ninna! Io non ci dormo in questo ostello! Ma cos'è un ostello? Ancora non ho capito! Quanto russano! Non riesco a dormire! Matti! Matti! Svegliati! Che c'è? Senti quanto russano, come fai a dormire? In realtà mi ero addormentato io, Ninna, e mi hai svegliato tu. Ok, io non riesco a dormire allora. Che cosa facciamo? Hai dei soldi, magari possiamo pagare per andare in un'altra stanza più bella. No, Ninna, non ho soldi. Uffa! Io so un trucco di tutti gli hotel, vieni con me. No. Che stai facendo? Guarda. Ok, ci sono. Lo sapevo. E tu lo conoscevi questo trucchetto? Che bello. Eccomi. Ma questo trucco dove l'hai visto? Oh, ho dormito proprio bene su questo letto. Hai visto che bella stanza, Ninna? Ora sì che si inizia a ragionare con questa stanza da 1000 euro. Non oso immaginare quello che troveremo dopo. Non ci posso credere che esista una stanza da hotel così bella. Wow! Questa è la stanza che ci meritiamo. Ora sì che ci siamo. Oh, ci saranno stanze bellissime. Non vedo l'ora. Anche qui abbiamo del cibo e... Sì, questa volta non è scaduto, meno male. Posso finalmente fare una buona colazione. Buon appetito. E guarda, finalmente un accappatoio. Così posso andarmi a fare la doccia e mi posso asciugare con qualcosa. Che bello, questo hotel da 1000 euro. È un po' grande. Però va bene comunque. L'importante è avere tutti i comfort del mondo. Ah, finalmente posso rilassarmi un po', sorseggiando un po' di caffè e leggendo un bel libro. Che bello, l'ho quasi finito. Capitolo 20, la luce fuori dal tunnel. E voi avete scoperto come finisce il libro di Ninna e Matti, Emergenza Colori? Se non l'avete fatto, trovate il libro in libreria e anche su Amazon. E adesso lasciamo anche un bel ricordino in questa stanza d'hotel. Nel nostro libro potete trovare anche gli sticker ufficiali, ma non attaccateli sulla parete della vostra stanza. Annoiando anch'io, che facciamo? Non lo so, potevano mettere qualche gioco? Qualcosa con cui divertirci? Effettivamente è vero, che ne pensi se proviamo ad andare alla reception? A vedere se c'è una stanza più costosa. Esatto, cambiamo chiave di stanza. Mi piace, andiamo. Buongiorno. Salve. Sì, sono qui. Sì. Per caso c'è una stanza un po' più bella di quella da 1000 euro? Sì, controllo. Una proprio incredibile in cui vorresti passarci tutte le notti della tua vita, sì, quella. Ecco, ne ho una. Ok, allora la prendiamo. Sì, okay, perfetto. Quanto costa? 10.000 euro. 10.000 euro? È un po' tanto, ce l'abbiamo? Sì. Credo di sì. Sì. Sono tantissimi, però eccoli qui. Sono tutti? Controllo. Sì, sono tutti. Oh, perfetto. Ok, ecco la vostra chiave. Non ci credo, questo è un sogno. Non vedo l'ora, andiamo. Questi sono di mancia, grazie. Ah, e mi raccomando, è solo per una notte. Questo è un sogno. Non ci posso credere che esista una stanza d'hotel così bella. Wow. Vero e proprio parco giochi dentro una stanza di hotel. È il mio sogno, l'ho sempre desiderato. Che bello. C'è anche un biliardino! Oh, e guarda questo scivolo nella camera!
scivola molto. Però peccato che possiamo rimanere qua solo una notte. Io ci rimarrei per una settimana almeno. Vai, 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 vai. Oh, è tutto buio, è diventata notte. Vabbè, io continuo a giocare, non posso perdere tempo. E adesso acchiappiamo questo peluche. Vediamo, e ora acchiappa. Oh. Oh, non ho preso niente. Ancora, ancora, ancora. Prima che la mia notte in questo hotel scada. Questa sarà la notte più bella della mia vita. Io adoro i peluche e dormire insieme a loro sarà divertentissimo. Vero piccolo asinello, io ti adoro, io ti adoro. Ma forse sono un po' scomoda, meglio se vado sopra. Forse qua è meglio. Buonanotte. Ma che ci vado ancora qui? Sveglia, sveglia. Ragazzi, forse in piedi avete solamente pagato una notte. Dovete subito uscire da qui. Come forza. Dobbiamo uscire? No, forza. Dai, è tra mezz'ora. No, 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 non se ne parla. Vieni, andiamo. Aia, 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 andiamo. Aia. Piano, ho capito, ma che servizio è? Dai, 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 no, ti prego. Forza. Basta, muori. Però non ci posso credere. Ai, ai, ai. Ma è possibile che ci tratta così? Che servizio è? Abbiamo pagato ben 10.000 euro per quella stanza e ci hanno cacciato. Sai che ti dico? Cosa, Ninna? Ora entreremo di nascosto nella stanza più costosa di questo hotel. Aspetta, e quanto costa? 100.000 euro, seguimi. 100.000 euro per una stanza d'hotel? E cosa c'è dentro? Un dinosauro? Mi scusi, mi scusi. Sì, sono qui. Sì, volevamo dirle che c'è una... Una perdita? Una perdita nella stanza da... Nella stanza da 1000 euro, una perdita sì. D'acqua bruttissima. Mi sta pagando tutto. Ok, adesso vado a controllare. Sì, okay. Grazie, grazie. Faccia qualcosa, in fretta. E ora svigniamocela. Sei pronto? Si è aperta? Sì. Ok, andiamo. Qui è tutto perfetto. C'è la mia collana di perle. Un pezzo raro, unico, solo per me. Nella stanza risuonò un rumore metallico che li fece sobbalzare. C'è un unico problema. Fa un po' troppo caldo. Leo, caro, ti prego, chiama il maggiordomo. Non respiro, fa troppo caldo. Buonasera, signorina. Come posso esserle utile? Fa un po' troppo caldo. Mi serve qualcuno che mi sventoli. Ci penso io con immenso piacere. Grazie mille. Mi dica se questo ritmo le è consono o vuole che vada più veloce? No, 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 va benissimo così. Lei è davvero brava a svolgere il suo lavoro. Mi aiuti? Rubino? Rubino. Smeraldo? Smeraldo. Gemma? Gemma. E diamante. Attenzione, attenzione! Siamo due poliziotti! Sì, proprio due! C'è un problema gigantesco! Nell'hotel si aggira un ladro pericolosissimo! Pericolosissimo! Sì, e quindi cosa dovete fare, Ninna? Poliziotta? Andare dentro questo armadio! Sì. Noi vi terremo al sicuro! Nascondetevi! Quindi lì saremo al sicuro? Grazie! Entrate, nascondetevi! Coraggio! Ok! Grazie mille! Aspetta, state... aspetta! Proteggete i miei gioielli! Sì, sì, certo! Occhio al mio libro! Sì, 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 sì! Mi raccomando, non fiatate, La fatto. Questa è la stanza che ci meritiamo. Ora sì che ci siamo, guarda qui. Ta-da. Bello, ma quanto costa? Non lo so, so solo che qui è tutto così prezioso. Dobbiamo sfruttare qualsiasi servizio ci sia in questa stanza. Ok, io voglio provare una cosa. E io vado a farmi un bel massaggio. Maggiordomo, un po' di cibo, per favore. Maggiordomo, e anche un massaggio. Ecco a lei, signorina. Grazie. Buon appetito. Per qualsiasi altra cosa, non esiti a chiamarmi. Grazie. Vediamo, cosa posso scegliere? Io voglio questa pizzetta qua, rossa come un rubino. Iniziamo col massaggio, maggiordomo. Assolutamente sì, signore. Ho studiato per anni massaggio. Oh, wow, è super rilassante questo massaggio. Grazie. È un piacere. Maggiordomo! Maggiordomo! Mi dica, signorina. Ho perso la mia corona. Ah, non si preoccupi, con le mie abilità investigative la troverò io. È veloce, per favore. Assolutamente. Che belli questi diamanti. Ecco a lei. Oh, grazie, finalmente, anzi.
sì, me la può ammettere? Assolutamente. Perfetto, ora sì che mi sento una vera regina. Maggiordomo, maggiordomo, venga subito qui. Si avvicini, si avvicini. Mi dica, signore, le posso offrire qualcosa da mangiare? Ah no, assolutamente no. Questa cosa non sarebbe affatto possibile. Sono io il maggiordomo, sono io che devo servirla. Sì, lo so che questa è una stanza super costosa e lei è qui per me, ma io ho sempre sognato di fare il maggiordomo. Quindi adesso facciamo così: tu ti metti questa e io divento il suo maggiordomo. E allora, visto che è così gentile, le chiederò un tramezzino, grazie. Ecco qui a lei. Oh, grazie mille. Avevo detto uno, però vabbè. E bibita. Sai che ho sentito dire che in questa stanza da 100.000 euro. Aspetta un attimo. Ma che capello hai? Ops, dicevi? Devi indossare solo la corona. Comunque dicevo, in questa stanza da 100.000 euro c'è lo spettacolo di luci la sera. Cosa? Lo spettacolo di luci? Sì. Allora, maggiordomo, spettacolo di luci. Wow. È bellissimo, vero? È incredibile. Sembrano stelle vere. È vero, wow, siamo nell'universo. Ah, potrei mettermi questo vestito. Però forse il giallo non mi sta proprio benissimo. Stanno bussando dall'armadio. Shh, zitti. C'è ancora il ladro che si aggira per questo hotel. Dovete rimanere dentro. Matti, come facciamo? Oh no, mi è scappato di nuovo il ladro. Dobbiamo continuare a cercarlo. Tutti al riparo. Speriamo funzioni. Sì? Salve, sì. Mi hanno chiamato perché sentono dei rumori. Stai bussando, dovrei controllare. No, non c'è niente di strano in questo armadio. Impossibile, è tutto ok. Posso controllare? Non c'è niente, fatemi controllare. Ma c'è qualcuno qui dentro? No, no, no. Impossibile. Addio. Finalmente liberi! Ma è sparito il ladro? Che ladro? Ma che cosa sta succedendo? Non ho capito. Ci hanno ingannati! Che bello il sole! Si sta proprio bene, poi questo freschetto è delizioso. Eccoci, dovremmo essere quasi arrivati. Sì, ma che posto è questo? Purtroppo sono riuscito a pagare solamente questa parte del giardino. Ma è bruttissimo, io non voglio stare qui. Vabbè, tranquilla, Giulia, ci divertiremo, andiamo, dai. Va bene. Ecco qui, il posto che abbiamo prenotato è questo, possiamo mettere i deli. Ma è piccolissima questa piscina, però. No, non ti preoccupare, ci stringiamo un po', ci stringiamo un po'. Mi sono appena ricordata che oggi non mi sono ancora messa la crema. Oh, che disastro. Maggiordomo, crema! Eccomi. Oh, meno male. Qua. Signorina Annina, le aggrada? Sì, grazie, può andare. Perfetto. Maggiordomo, si ricorda che a mezzogiorno in punto c'è il mio massaggio. Schiena, braccia e gambe. Certamente, al suo servizio, signorina Samantha. Mi sto bruciando qui al sole. Ci vorrebbe un po' di crema. Oh, posso fare come fanno i ricchi? Come si fa? Aspetta. Maggiordomo, crema! Esiste veramente il maggiordomo? Oh sì, signorina, io sono il maggiordomo e le sto mettendo la crema. Veramente molto molto. Oh, Matti, sì, sono... ma eri tu, mi hai fatto credere per un momento che io non lo so, potevo permettermi un maggiordomo. Vabbè, te ne metto un altro po'? No. Vabbè, sapete cosa vi dico? Me la metto io la crema. Sì, Samantha? Lo sai che ieri sera ho letto nella mia rara enciclopedia che qui attorno ci sono tanti ma tanti animali rari e in via di estinzione. Oh, quindi potrebbe esserci anche il mio animale preferito, l'ornitorinco? Sì, sì. Infatti adesso mi faccio portare il binocolo dal maggiordomo. Signorine. Oh, che bello! Perfetto. Vuoi provare tu, Ninna? Ok, ok. Vediamo un po'. Oh sì, ho avvistato un'ape dell'Himalaya. Eccola là.
bellissima! Fa del miele dolcissimo. Una volta ho comprato un barattolo e l'ho pagato 1000 euro. Guarda là, c'è la piscina gigante! Ma è grandissima! Eh sì, ci sono anche delle persone lì! Posso vedere anch'io? Ok, guarda, chissà quanto costeranno quei posti! Ma hanno dei costumi bellissimi, quelle ragazze sono stupende! Vabbè, non ti preoccupare, Julie, noi staremo qui e passeremo una giornata divertentissima! Sono tanto d'accordo. E nemmeno io. Fa così caldo oggi. Forse andrò a sentire com'è la temperatura della piscina. Maggiordomo! Signorina Ninna, prego. Oh, grazie. Devo sentire la temperatura della piscina, andiamo? Certamente. Poi fammi sapere, Ninna. Può dirmi se è calda al punto giusto? Io di solito faccio il bagno solo se la temperatura è tra i 28 gradi e i 30. Sarà mio compito. Forse è calda. Calda sarebbe perfetta per me. Forse è ghiacciata. Ghiacciata? Io non faccio il bagno nell'acqua ghiacciata. Potrebbero rovinarsi i miei capelli bellissimi. Anche leggermente salata. Salata? Oh, basta! Me ne vado. Allora, com'è l'acqua? Non l'ho capito, il nostro maggiordomo è incompetente. Mi ha detto che è congelata, poi calda e poi salata. Che significa salata? Non lo so, mi lamenterò con la reception. Grazie. Julie, dai, che ne dici di provare a fare il bagno nella nostra piscinetta? Direi di sì, perché fa talmente caldo che mi butterò tutta qui dentro. Dai, andiamo, ho portato anche il tubo. Ma non ci entriamo col tubo. Ah, hai ragione, è vero. Allora, uno, due. È anche un po' freddina in realtà. Sì, ecco bene. Qui. Oh, perfetto. Oh, così si sta davvero bene. Sì, però spostati un po', io sto stretto. No, lo spazio. Prova a fare un tuffo, 3, 2, 1. No, ma che fai? Qui non ti puoi tuffare. No, è troppo bassa. Questa piscina è un disastro. Ma credo di aver avuto un'idea. Falsacchiotti, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale di Ninna e Matti, perché Matti e Julie stanno per entrare nella piscina dei ricchi. Seguimi, andiamo. Che comodità questo gonfiabile, è proprio da ricchi. Poi io non mi voglio bagnare e questo è talmente grande che è impossibile che mi bagni. Samantha, guarda, sto facendo sport. Ma non è sport, Ninna, ti stai solo facendo trascinare. Questo è uno sport da ricchi? Nessun povero si può permettere questo robot. Questa sì che è una vera piscina, starei tutto il giorno. Ehi, Julie, guarda che bella paperella che c'è qui. Matti, stai attento, non farti notare. Matti! Maggiordomo, aiuto! Ci sono degli incivili. Dai, Julie, prova a fare canestro. Sono pronta, vai. No, ti potevi. Oh no. E adesso, venite con me. No, Matti, aiutami, Matti! Scappiamo, sì, vieni! Matti, io lo sapevo che non era una buona idea venire qui! Che bello spettacolo! Oh, sì! Alla nostra! Non ti preoccupare, da questa parte! Sì, ti seguo, vai! Ci siamo usciti! Sì, ce l'abbiamo fatta! Oh, no! Tempismo perfetto! Lo ripeto di nuovo, non è per niente una buona idea. Silenzio. Non è per niente una buona idea quella che hai avuto. L'ho capito. Ma adesso però non pensiamo al passato. Dobbiamo trovare un modo per uscire di qui. No, la trovi tu la soluzione. Io non ho intenzione, non mi viene nulla in mente. Io un'idea ce l'ho. Possiamo provare a corrompere il poliziotto, perché guarda cosa ho. Possiamo provare
provarci, ma non so se funzionerà. Questa moneta d'oro l'ho trovata in fondo alla piscina. Sarà caduta a Ninna. A qualcuno ricco, sì. Esatto. E poliziotto! Poliziotto! Ditemi! Noi volevamo proporre una cosa. Proprio noi, sì. Sì, esatto. Noi vogliamo scambiare questa fantastica moneta d'oro luccicante in cambio della libertà. Sì. Vorresti corrompermi con una moneta? È d'oro. È d'oro? Vediamo un po'. Eccola. Non gliela dare! Va bene, mi raccomando, non fate più i cattivoni, non si entra in piscina senza autorizzazione. Va lo bene? Promettiamo, va bene, promesso, sì, lo promettiamo. Promesso. Mi avete intenerito, quindi siete liberi. Siamo liberi. In questo resort portano sempre pochissimo cibo. Non è possibile. Hai ragione, abbiamo pagato troppo per avere questo servizio scarsissimo. Comunque ho appena letto una notizia. Due poveri sono stati arrestati per violazione di domicilio. Forse sono quelli lì che sono entrati nella nostra piscina prima. Mia nonna lo diceva sempre. La ricchezza vince su tutto. Ah no, forse era la giustizia. Vabbè. Ah, che fame! Forse è meglio iniziare a rimediare un po' di cibo. Purtroppo non ho portato niente. Iniziamo a raccogliere un pochino di insalata. Vediamo un po'. Qui ci sono tantissime cose da mangiare. Devo solo riuscire a trovarle. Vediamo un pochino che cosa possiamo raccogliere qui. Questa no. Questa la posso prendere. Beh dai, un po' di insalata ce l'ho. Ed ecco qui il mio pranzo. Tu attacchi questa. Ok. E io attacco questa qua dove ci sono io. Come sono bella. Guardali. Li vedo benissimo. Non riesco ad accettarlo. Loro ci hanno fatto arrestare, ci hanno mandato in prigione, ti rendi conto? Hai ragione, dobbiamo allora fare qualcosa. Sì, vendichiamoci. È il momento della nostra vendetta. Ok, qui. Perfetto. Che bella. Quanto è divertente attaccare le figurine all'album. Ci siamo. È un piano stupendo. Prendiamo un gavettone a testa e prepariamoci a lanciarlo. Vai. Sei pronta? 2, 3. Signorine, signorine, vi proteggo io. Sono già andate via. E adesso questo me lo prendo io. Il nuovo album di figurine di Rin e Matti. Potete trovarlo anche voi in edicola. E soprattutto potete trovare uno dei 100 biglietti speciali per il nostro spettacolo segreto. Ce ne sono solo 100. Ma posso trovarlo io, così vengo anch'io, per favore? Vai in edicola e prendi tutti i pacchetti che trovi. Almeno qua dentro casa e quei poveri non possono raggiungerci. Abbiamo chiuso tutte le porte e siamo qua al sicuro. Bravissima, ma c'è pure il guardiano che si aggira, non entreranno mai. Esatto, e poi sta anche venendo a piovere, ci conviene non uscire più. Ecco dove passeremo tutta la notte. Sì, però spostati un po', Matti. Ma non posso andare più là, è stretta, è finita. Ma non posso dormire così, seduta. Devo sdraiarmi, su via, dai. Ma spostati. Come faremo? Facciamo una cosa, tu esci e io resto qua dentro. No, esci tu e io rimango qui dentro. Aspetta, cosa? Matti. No. E questa è acqua? Sta iniziando a piovere. No. La tenda non reggerà. No. Senti, abbandoniamo questa stupida tenda. Proviamo a rifugiarci nella super mega casa. Non entrerete mai. Sono quei poveri, lasciamoli lì, facciamo finta di niente. Mi sa che passeremo tutta la notte sotto la pioggia. Sì. Benvenuti. Grazie, buonasera. Buonasera. Come siete finito? Volete lasciarmi la giacca? Sì, grazie. Tieni un attimo la mia borsa lussuosissima. Oh, certo. Questa è d'oro. Guarda un po' qui. Bellissima. Grazie. Ci fa vedere il tavolo? Prego, questo è il vostro tavolo. Buonasera. Salve, buonasera. Noi vorremmo un tavolo. Non un tavolo a caso, il meno costoso se possibile. Prego, questo qui è il tavolo per voi. Grazie. 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 Oh,
pensiero. Ma quest'acqua viene dal Monte Fuji, vero? Sì, quest'acqua viene direttamente da Tokyo e è fatta venire qui per voi. Meno male, io bevo solo quella, caro, se no non digerisco. Certo, lo so, perché quest'acqua ti fa fare tanta pipì. Caro, non si dice pipì a tavola. Oh, ha ragione, mi scusi se sono stato così scortese. Non si preoccupi. Che bello! Comodo! Posso portarvi dell'acqua? No, noi non beviamo l'acqua! Assolutamente no, grazie! Del vino? Del vino? No. Ma sai quanto costa il vino? Assolutamente no! Mi porti meno. Ok, grazie! L'hai portata? Vieni! Molto, molto bene! Vado un attimo al bagno! Falla tutta la pipì! Sì, sì, farò tutta la pipì! L'acqua io non la pago. Abbiamo portato questa bottiglietta di plastica vuota perché sfrutteremo il bagno, ovviamente. Ecco qui, adesso abbiamo l'acqua ed è anche gratuita. Sono un genio. Vado a prendervi il menù. Grazie. Un attimo. Scusi. I miei occhiali, per favore. Grazie, gentilissimo. Ora possiamo iniziare. Caro, comunque quegli occhiali sono bruttissimi. Si vede che li hai pagati solo 400 euro. Ah, sei tu che non riconosci la moda. Quegli occhiali se li mettono tutti i cantanti famosi. Ecco a voi, questo è il menù. Grazie. E questo è del pane direttamente dai grani saraceni. Wow, i grani saraceni. Lo assaggio subito. Vediamo un po' com'è questo pane. Caro, nel menù non hanno la cotoletta all'oro. La cotoletta all'oro? Vuoi che cambiamo ristorante? No, mi farò andare bene questo. Anche se non ci sono nemmeno gli spaghetti all'oro. Però almeno il menù è sul tablet. Devo ammettere che il pane è molto buono, delizioso. Come aveva detto, sarà sabanero? Caro, come sei ignorante, saraceno! A capo del pane. No. Noi non possiamo pagare il pane, costa troppo. Esatto. Guardate che è gratis. È gratis? Oh, meno male! È gratis! Finalmente, grazie! Io non credevo che il pane fosse gratis, wow! Questo è il pranzo e questa è la cena! È stato delizioso, delizioso! Favoloso! Avete scelto? Sì, allora vorremmo prendere questo, poi questo e anche questo. Sì. Perfetto, vado a mandare l'ordine. Grazie. Un secondo, cameriere. Mi dica. In questo ristorante la temperatura è troppo alta. Ho bisogno di aria, per favore. Certo, signore. Ah, molto meglio. Un po' più forte? No, un po' più piano? Così va bene. Allora, noi abbiamo questa monetina da 10 centesimi. Ci può consigliare un piatto, giusto amore? Sì, magari un piatto anche da 5 centesimi, così poi prendiamo anche il dolce. Esatto, se c'è da 5 centesimi è anche meglio. È troppo poco, non abbiamo niente da 5 o 10 centesimi a menù. Ecco, lo sapevo, i ristoranti dicono sempre così, non vogliono accettare mai le mie monetine. Dai amore, non arrabbiarti e mangeremo dell'altro pane. No. Non sto calmo, adesso io me ne vado, Non si preoccupi. Che c'è? Ci penso io a voi, vi porto io qualcosa. Ok, va bene. Massimo 10, eh. Ecco a voi. Ali di sandwich. Wow. Uova e rosa di bacon. Devo ammetterlo, sembra molto, molto gradevole. Questa rosa di bacon è incredibile. E questo uovo è sublime. Io invece oggi mi concederò di mangiare con le mani. Che buono. Aspetta un attimo. Guarda un po' nel mio piatto. Questo piatto è straordinariamente bello, fantastico, sublime. Cameriere, che piatti sono questi? Questo è il set di piatti e bicchieri di Ninna e Matti, di alta qualità. Io questi li conosco. Li potete acquistare nei negozi che trovate nel link in descrizione oppure su Amazon, giusto? Giustissimo.
non ce la faccio più, sono passate 2 ore. Ho tantissima fame. Lo sapevo che questo ristorante era un fallimento. Aspetta un attimo, c'è dell'insalata qua. E che cosa stai facendo? Possiamo provare a saccarla per mangiarla. Geniale! Questa pianta è finta, non si mangia. Vabbè, anche se è finta la voglio comunque. Matti, ma che dici? Aspetta, sta arrivando il cameriere. Ok. Eccomi ragazzi, ed ecco a voi delle fantastiche zuppe d'acqua. Zuppe d'acqua? Ecco, buon appetito, eh. Ehi, un attimo, ma non abbiamo nemmeno le posate. In bocca al lupo. In bocca al lupo? Ninna, ma dove siamo finiti? Beviamola, Matti, dai, ci dobbiamo arrangiare. Comunque quel cameriere mi sembra un po' scorbutico. Ok, zuppa d'acqua. Sa d'acqua, ovviamente. Aspetta. Ma c'è un capello! Che succede? Nel mio sandwich c'era un capello! Non so come sia possibile, mi spiace. I nostri piatti sono sempre di altissima qualità. Io questa roba non la mangio, non la mangio! Che schifo! Sto pagando migliaia di euro per essere qua e mi ritrovo anche un capello! Bla bla bla! Torno subito, mi scusi. Che schifo! Aspetta, mi è venuta un'idea. Cameriere, ci può portare altro pane, per favore? A voi. Ecco, adesso almeno possiamo inzuppare il pane nella zuppa. Guarda un po'. Adesso sì che è buono. Buono. Iscrivetevi e lasciate un mi piace al canale di Ninna e Matti. Fatelo tutti quanti, perché io ho scoperto il trucco per avere il cibo gratis. Ordinare pane all'infinito. Altro pane, per favore. Per scusarci, le abbiamo portato questa rosa in cristallo. Grazie, lo accetterò, anche se ho ancora in mente quel capello che mi potevo mangiare. Però molto bella, grazie. Cameriere, che dolci ci sono? Ho 10 centesimi. Per il dolce faremo un bel gioco. Un gioco? Se vincete il gioco, il dolce lo offro io. Oh, Ninna, forse anche il dolce gratis, ti rendi conto? Sì, devi vincere, devi vincere. Esatto, non sbaglierò, non sbaglierò. Devi indovinare che carta è questa. Va bene, ce la posso fare. Il dolce gratis sarà mio. Ok, è il mio momento. Nel nostro ristorante abbiamo un gioco dove se lo vinci il dolce è gratis. Il dolce è gratis, hai sentito amore? Sì, sì, ma io non ho problemi, se c'è da pagare lo pago. Io sono proprio curioso, soprattutto perché queste carte d'oro mi piacciono tantissimo. Dovremmo comprarle anche noi. Io adesso prenderò una di queste carte. Se la indovinate avrete dolce gratis. Ok, va bene. Carta scelta, ora le mischio. Non posso sbagliare. Prego. Vediamo un po'. Ninna, hai qualche consiglio da darmi? No, caro, io non gioco a carte, solo a scacchi. Potrebbe essere questa. No, forse è questa. No, nemmeno. Ok, secondo me la carta è l'otto di picche. No, mi spiace, era 10 di fiori. Ah! Questo gioco fa schifo, non ci posso credere, io non perdo mai, ok? Riprenditi questo stupido mazzo di carte. Sai cosa ti dico? Non mi vuole dare il dolce gratis? Non mi interessa. Cameriere, voglio tutto il menù dei dolci sul mio tavolo. Adesso. Devo scegliere la carta. Scegliere la carta. Ok, scelgo questa. È l'asso di cuori? Come hai fatto? Bravissimo, era quella giusta. Quindi dolce gratis? Ve lo vado a prendere, torno subito. Wow, non ci credo. Questa cena è tutta gratis. Bravo, abbiamo risparmiato 10 centesimi. Ecco, molto meglio. E che non si permettano mai più a non portarmi il dolce. Bravo, caro, chissà quanto costeranno. Te lo dico, io sono felice di spendere tanto, mi piace. Anche a me, e soprattutto, se abbiamo ancora fame, riordineremo di nuovo tutto il menù, perché noi siamo ricchi. Sai che ti dico però? Io non ho più fame, mangiali tu. Oh, in realtà nemmeno io ho fame. Vabbè, li regaleremo al cameriere, anche se è stato molto scortese. Ed ecco a voi il dolce. Ma che schifo, sembra una dentiera. Guarda, sembra davvero una dentiera di Halloween, che schifo! Vabbè dai, è sempre meglio di niente, e poi è gratis! Grazie di essere stati con noi, questo è il suo giacchetto. Ah, okay. Grazie!
Posso pagare con i contanti? Certamente. Sono 320 euro. 50, 100, 150, 200, 250, 300. Vabbè. 50? Te li do come mancia. Grazie, gentilissimo, come sempre. Arrivederci, au revoir. Il nostro aereo è pronto, siamo in ritardo. Sì, il jet privato c'è, arrivederci. Il pranzo è stato buono, quindi ecco lei la mancia di 10 centesimi. Sì, esatto, abbiamo deciso di darglieli comunque perché è stato davvero bravissimo. E 15 euro del conto? 15 euro del conto? 15, perché? Perché il pane era gratis solo la prima volta. Il pane era gratis solo la prima volta. Finalmente, grazie! Cameriere, ci può portare altro pane, per favore? Altro pane, per favore! E ora come facciamo? Veloci, ragazzi, veloci! Sapevo che sarebbe andata a finire così! Dai, Massi, muoviti! Un secondo, un secondo! Il cameriere è stato davvero cattivo! Sì, ma lava meglio, poi si arrabbia! Puoi smetterla? Ehi, mi hai svegliato, Ninna. Ah, pensa, io non dormo da questa notte perché il letto è scomodo e perché tu sembri un maiale che russa tutto il giorno. Stai sempre a lamentarti, uffa. Il letto è scomodissimo, non riesco a trovare una posizione comoda. Comunque, buongiorno anche a te. Ehi, buongiorno, io sono da 2 ore che sono sveglia a ascoltarti russare. Buongiorno Ninna, buongiorno Ninna. Buongiorno Ninna, come fai a non sentire la sveglia? Ma stavo sognando di essere in un hotel bellissimo a dormire. In un hotel bellissimo a dormire? Mm-hmm. Beh, mi sa che quello non era un sogno. Questa è realtà. Wow, ho dormito benissimo, il letto è gigantesco, in più ci sono 2 cuscini per dormire, a casa noi non ce l'abbiamo 2, ed è troppo comodo, dormirei ancora. Io invece no, perché sai che momento è arrivato? Che momento è arrivato? Beh, ovviamente il momento della colazione, scusa, non dobbiamo andare a mangiare? No, Matti, prima ci dobbiamo sciacquare e poi ordineremo la colazione in camera. Ok, allora andiamo, sbrighiamoci, non voglio aspettare. Ogni giorno, sempre la stessa mattina. Che noia. Non succede mai niente di nuovo. Lo stesso letto, la stessa camera, la stessa morning routine. Uffa. Però almeno i miei capelli non sono male oggi. Ma che puzza è? Ci sarà stato sicuramente Matti in bagno. Mamma mia. Poi mi tocca pulirlo a me questo bagno. Sempre così, eh. E poi dove sono gli asciugamani? Questo è quello di Matti e i miei non ci sono mai. Sicuramente li usa e poi li mette a lavare perché lui puzza. Mi laverò il viso e lo lascerò asciugare all'aria, visto che non ho nemmeno un asciugamano. Ah, è freddissima! In questa casa non c'è nemmeno l'acqua calda. È ancora fredda. Matti, guarda, pure le ciabatte dell'hotel sono comodissime. Prima di andare in bagno voglio vedere la vista che c'è dal nostro balcone. Wow, è bellissimo. Svegliarsi in un albergo è una cosa davvero fantastica. Quasi quasi mi rimetto a dormire nel nostro salottino, guarda quanto è comodo. Dobbiamo fare la colazione, sbrigati, non riesco più ad aspettare. Ok, ora mi pettino i capelli perché anche se non usciamo per far colazione comunque devono essere sistemati. Ecco qui. Aspetta, in che senso non usciamo a fare colazione? Matti, te l'ho già detto, ordineremo la colazione in camera. Verrà proprio lei da noi, non noi da lei. Ah, e ora un po' d'acqua per sciacquarsi. E poi la cosa bella è che posso scegliere quanti asciugamani voglio, perché qua in hotel sono infiniti. Oh, che bello. Io invece mi andrò a fare una doccia. Stai andando vestito nella doccia?
finito! Che falsacchiotto! Ora andiamo a fare colazione! Ok! Fortunatamente è arrivato il momento della colazione. Mi posso consolare mangiando qualcosina. Vediamo un po' cosa c'è qui. Abbiamo del miele. Poi ci sono le mandorle, anche se non mi vanno molto. Poi abbiamo anche dei fiocchi d'avena. Ok, interessante direi. E aspetta un attimo, ma qui ci sono dei crackers aperti. No. Non sono convinto. Non mi interessano queste cose. Se voglio mangiare qualcos'altro, ad esempio della liquirizia. Ma chi mangia la liquirizia a colazione? No, qui no. Questo no. Niente neanche qui. Non ho voglia di niente di queste cose, non mi piacciono. Abbiamo un sacco di cose. Allora, intanto c'è la focaccia con del pane. Ci sono anche le marmellate, quelle carine, tutte piccoline, chiuse. Che carine, mi piacciono un sacco queste. Poi c'è il succo d'arancia e un caffè. Quello lo berrai tu perché a me non piace. Ma a me piace il caffè. Poi ci sono dei formaggi e del tacchino. E poi dei cornetti buonissimi. Quelli ovviamente sono miei. La cosa che mi piace della colazione in albergo è che puoi fare sia una colazione salata che una colazione dolce. Infatti adesso mi mangerò un pezzo di pizza e poi mi mangerò anche un cornetto. Ma ti stai mangiando tutto così? Io ora mi bevo il succo e poi mi dai quel cornetto perché è mio. Buona colazione. Oh, ecco qui, questa barretta mi piace. Probabilmente sceglierò proprio questa. Sarà una piccola colazione, ma meglio di niente. Matti, hai preparato la colazione? Io volevo qualcosa di buonissimo stamattina. Ma che cosa hai combinato sopra questo tavolo? Ti sembra il modo di tirare fuori tutto dalla credenza e metterlo sul tavolo per fare cosa poi? Ora mi tocca mettere a posto tutto a me e io non voglio fare queste cose. Odio questa morning routine, non me lo merito, ecco. Io volevo una colazione buonissima preparata da te, invece tu guarda che hai fatto, hai preparato, hai fatto tutto quello. Ops. Matti, ma che cosa stai facendo? Come cosa sto facendo? Io sono il presidente di questo hotel e sto lavorando perché devo riuscire a conquistare il mondo! Posso vedere che cosa stai leggendo? Sì, storia, arte, non lo so, l'ho trovato qui! Quindi non stai davvero per conquistare il mondo? No, per niente. Bene, non stai nemmeno lavorando? Sì, sto lavorando, sto lavorando. Non mi disturbi, via, fuori di qui. Tu sei un vero falsacchiotto! Ah, ai, che dolore alla schiena! Mi sa proprio che il nostro letto mi ha fatto male questa notte. Sono stanchissimo, non ho voglia di mettermi al computer. Ma poi che caldo fa in questa stanza? Con tutti questi computer, questa stanza piccolissima diventa una specie di forno. No, non ce la faccio. Sarò anche un falsacchiotto, ma questa volta non ce la faccio a stare al computer. Mi prenderò una piccola pausa. Sì, è già da un minuto che sto qui in postazione. Questa casa è tutta sporca e a chi tocca pulirla? A me, ovviamente, ma non mi va per niente, uffa. Ogni mattina così, non ne posso più. Dovrebbe pulire un po' Matti. Vero, Piadina? Che hai sporcato tutto il divano e ora mi tocca pulire anche quello. Uffa, vivere con due gatti è impossibile. Mi andrò a riposare un pochino sul divano e a vedere un po' di televisione. Oh, Ninna, ma stai pulendo? Sì, perché il divano è sporco. Sì, lo so, però vorrei vedere un po' la TV. Potresti smettere, per favore? Non se ne parla, devo prima pulire perché non pulisco dopo pranzo, hai capito? Ah, sì? E io mi siedo comunque. Ah, che comodità. Che stai facendo? Ninna, che cosa stai? Ai! Ah, mi hai fatto maglia, Ninna! Ma che cosa stai facendo? Sei tutta impazzita! Così impari a sporcare tutta la casa. E mi tocca sempre pulire a me, ecco! Ho capito! Me ne vado! Beh, praticamente la nostra
nostra morning routine in hotel è finita e ora stiamo per uscire. La cosa bella è che qua non dobbiamo nemmeno pulire la stanza. Beh, esatto, la verranno a pulire e noi torneremo stasera qui per fare la night routine. Ora però godiamoci la vacanza. Oppure possiamo un attimo sdraiarci sul letto e aspettare che arrivi l'ora di pranzo. Sai che ti dico? Ci sto! Yeah! Invece voi ragazzi preferite la morning routine in un albergo oppure in casa? Io in albergo, perché ovviamente ti portano la colazione a letto, non devi pulire, hai un sacco di asciugamani, l'albergo è bellissimo. È bellissimo, insomma. Sì, infatti. E poi soprattutto qui in casa non si può stare mai spaparanzati sul divano, perché qualcuno deve pulire. Beh certo, se tu sporchi io poi devo pulire, no? Vabbè, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Mal di collo. Ai 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 ai, ma mi hai rubato il cuscino, Ninna. No, non ce l'abbiamo il cuscino, Matti. Ah, giusto, non abbiamo comprato il cuscino. Ai 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 ai. Non hai chiuso le finestre ieri sera, guarda quanta luce che c'è. Ninna, eh? Noi non abbiamo neanche le finestre. Per fortuna c'è la mia piadina a darmi buongiorno, buongiorno! Ma vi pare possibile che devo utilizzare un pezzo di legno per dormire? Mamma mia, non riesco neanche a girare il collo! Buongiorno amore. Ti devi togliere la mascherina. Ah, giusto. Adoro questa mascherina per dormire. La notte è così bella. E io adoro i miei occhiali per dormire. Non mi fanno venire neanche una ruga. Buongiorno pupazzi. Come avete dormito in questo letto bellissimo? Fammi vedere un po' che ore sono con i miei due orologi. Wow, le 11:46. Questa sì che è stata una bella dormita. Buongiorno anche a lei, maggiordomo. Ehi Matti, ma che pigiama ti sei messo? È bucato, eppure al contrario. Sì, lo so che è bucato, ci entra dentro anche il mio dito, ma non ci posso fare niente, ho solo questo e lo devo mettere al contrario perché se no dall'altro lato è sporco. E tu invece che pigiama avresti, scusa? Sbaglio, quelli sono i miei pantaloncini. Sì, ma erano così comodi, sai che non ho ancora comprato un pigiama estivo. E poi questa è la tua felpa invece. Ops. Questo è l'outfit perfetto per fare una fantastica morning routine. Ma perché oggi esce così poca acqua? Poi io dovevo lavarmi il viso, è da 3 giorni che non lo lavo. Vabbè. Oh, è anche finito il sapone. No, ti prego, mi serviva proprio oggi. Uffa. Un po' di qua. Un po' così. Un po' così. Dai, vi prego, aggiustatevi, aggiustatevi. Oh no. Ma perché non ho un pettine in questa casa? Non posso pettinarmi i capelli sempre con le dita. Che schifo. Zero rughe pure oggi, lo sapevo che questo pigiama di seta mi avrebbe aiutato. E ora un po' di crema pregiata che viene dalle Hawaii. Ecco qua. Ah, che bello! Mi sento già rigenerata. E ora la spalmo con la tecnica giapponese. Ah. È il momento di curare il mio ciuffo perfetto con un po' di lacca. Ok, bene, bene, bene. Adesso sì che ho il ciuffo più bello del mondo, ovviamente. Oggi che cosa c'è per colazione? Matti? Eh? Perché me lo chiedi tutte le mattine? Cioè, lo stesso di ieri. Oh no! Uffa! Pensavo che oggi ci fosse qualcosa di diverso. Ma non ho fatto la spesa, come fa a esserci? Ah no, non mi vanno le gallette, oggi proprio non mi vanno. Dai Matti, devi fare colazione, è importante. Sì, lo so che è importante, ma non possiamo mangiare ogni giorno queste. Dopo un po' sembra che mangi pezzi di cartone.
panettone raffinato. Sì, proprio raffinato. Che buone. Buonissime. Beh, c'è da dire una cosa però. Che cosa? Queste gallette ti fanno venire una sete incredibile. Vado a prendere l'acqua. Sì, anche per me, grazie. Ok, eccomi qui. Mamma mia, che sete. Matti, ma i bicchieri? Matti? I bicchieri! Io non ho comprato i bicchieri, abbiamo solo la bottiglia. Ma che schifo! Vuoi un goccio? No, non lo voglio più. Ok. Una fantastica colazione. Proprio ciò che ci vuole, un bel calice di latte. Un buonissimo calice di latte di mandorla irlandese. Ah, che buono, senti che odore. Un bel croissant. Ah, buonissimo. Già, Linna, hai capito proprio bene. Questa sì che è una vera colazione da ricchi. Che bello vivere queste giornate con tutti i comfort della vita. Guarda un po' che piatto. Te ne eri accorta? Oggi ho scelto quello ipercolorato. Ah, ovviamente, dato che questa è la colazione migliore che esista, ci sono le tovagliette con le nostre iniziali. Sì, ma caro, non te lo mangiare tutto il cornetto, perché sennò ti viene la cellulite. Ma non ti preoccupare, tanto controllo tutto il mio corpo attraverso i miei due orologi. È tutto sotto controllo. Cin! Ehi, Willy, buongiorno! Willy! Ciao, Willy! Ehi, ma buongiorno, come stai? Perché non mi calcoli oggi? Ehi, Willy, buongiorno! Ehi, Willy, ma perché mi stai mordendo? Ma tu non mi vuoi bene! Sei un cattivo gatto! Uffa, Willy mi morde sempre! Ma ti prova tu! È ovvio, perché vuole bene solo a me! Vedi, quando lo accarezzo io gli piace tantissimo! Vedi, lo sta accarezzando e non mi sta mordendo, giusto, Ninna? Aia, 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 aia! Vabbè, salutiamo Piadina, allora, lei sì che sarà carina! Sì, sicuramente! Ciao, Piadina, come stai? Perché non mi risponde oggi? Piadina? Ehi, ma tu mi vuoi bene? Oggi non dice niente. Perché non mi parla oggi? Di solito mi dà tanti bacini. Piadina, per favore, parlami. Uffa, nemmeno lei mi vuole bene. Signora delle pulizie, buongiorno. La cucina è pronta per essere pulita. Non la vuole pulire? Beh, ma lei viene pagata per questo, quindi si sbrighi, su via. No, sto scherzando, sei la mia preferita. Così carina, così pufolosa, così dolce. Tu sei un gatto bellissimo che solo io posso avere, vero? Con quegli occhi stupendi color diamante. Maggiordomo, le sembra l'ora di dormire? Lei viene pagato per essere al nostro servizio 24 ore su 24 e non per dormire sul nostro letto. Mi scusi, maggiordomo mi ha sentito? Sì, sto parlando proprio con lei, maggiordomo. Le lascerò solo altri 5 minuti per dormire nella suite di Ninna e Matti, ma poi voglio che il suo lavoro incominci subito. Perché non accendi la TV? Perché si è rotta ieri. Come si è rotta? Sì, non la posso riparare. Si rompe ogni settimana. Ormai non va più, è un catorcio. E se proviamo tipo a mettere un pezzo di carta stagnola e a girarlo? Ma che cosa significa? Che ne so, l'ho visto nei film. Funziona sempre per non pagare l'elettricista. Tu sei proprio impazzita. Rischieresti di far scoppiare la nostra casa. Vabbè, godiamoci questo fantastico schermo nero. Che carino. Matti, ma puzzi? Puzzo? Sì, da quant'è che non ti lavi? Abbassa. Sì, effettivamente hai ragione, puzzo. Che schifo, perché non ti fai la doccia? Aspetta, ma anche tu puzzi. Beh, ci credo, la tua felpa e i tuoi pantaloncini, puzzo per forza anch'io. Vabbè, allora puzziamo entrambi, non c'è nessun problema. Puzza più puzza uguale profumo. Sì, 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 funziona proprio così. L'ho visto nella TV che non funziona. Non
Non credi che questo programma in TV sia mediocre? Oh sì, mia cara, è il programma più brutto che abbia mai visto. Che ne pensi se mettiamo per la centesima volta il nostro film, il più bello del mondo? Sarebbe? Non lo so, com'è possibile che noi non abbiamo ancora fatto un film? Chiamo subito la mia segretaria e le dico di farci fare un film all'istante! Ok, sei pronto, segretaria? Sì, buongiorno. Senta, noi ci siamo appena accorti che non abbiamo ancora fatto un film. Le pare normale? No, infatti, nemmeno a me. E allora fissiamo questo appuntamento con Steven Spielberg e facciamo questo film, per favore. Arrivederci. Perfetto, già prenotato. Perfetto, mia cara. Vado subito a contattare Leonardo DiCaprio per vedere se vuole fare un film con noi. Ci vediamo dopo. Matti, ma io ho fame! Non è che c'è qualcosa da mangiare oltre le gallette? Non mi vanno più, sinceramente. Oltre alle gallette, forse una cosa c'è. Eccomi qui. Sto arrivando. Preparati perché la tua merenda è pronta per essere servita. Che cosa mi hai portato? Dai, vieni, vieni. Sei pronta? 3, 2, 1, ta-da! Sì, esatto, noi avevamo le gallette, ma in realtà avevamo anche i tovaglioli per mettere le gallette sopra come piatto, quindi puoi mangiarti il tovagliolo. Dai, aia, io non avevo fame. È il momento di idratare le mie bellissime gambe con questa crema che viene dalle Hawaii direttamente da Jungun Jung. È impregnata d'oro, per questo profuma così tanto. Wow, guardate che gambe lisce ora. Mi scusi, maggiordomo, lei ancora non si è svegliato. È una vergogna. Lei è licenziato. Ah, per mantenere il mio ciuffo il più bello del mondo, devo sempre stare molto attento e mettere la lacca ogni volta che è necessario. Ovviamente lacca d'oro. Ehi, Ninna, sei pronta? Io ti sto aspettando da 2 ore. Quanto ci metti a vestirti? Un attimo, Matti, non so che mettermi, arrivo. Ok, il mio look di oggi mi piace tantissimo. Eccomi. Ma che cosa ti sei messo tu? Ho paura che piove, quindi mi sono messo una busta della spazzatura perché non ho un impermeabile. E invece tu come ti sei conciata? Beh, ho sempre i tuoi pantaloncini e poi un tuo giacchetto e una maglietta nera. Hai prenotato il taxi? No, sinceramente no. Possiamo anche andare a piedi, tanto sono solo 50 chilometri. 50 chilometri? Sì, sì, hai messo le scarpe? Ma neanche tu in realtà. Oh oh, questo è un grande problema. Vediamo, dove potrei andare oggi? New York? No. Marocco? No, no, Marocco ci siamo già stati l'altro ieri. Los Angeles? No. Maldive? Belle le Maldive, sì. Prenoto subito un elicottero, partiamo oggi. Ok, fatto. Tra 10 minuti arriva, preparati. Non ti preoccupare, Ninna, non arriveremo in ritardo al nostro elicottero perché prenderò la mia Lamborghini personale verde. Con questa sì che sfrecceremo per le strade. Ciao ciao, poveri. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, fateci sapere se volete altri video della serie VS. Quindi una cosa, VS un'altra. Noi ci siamo divertiti a rappresentare ricchi VS poveri, mordi Grutin per farvi divertire. E quella Lamborghini non è una vera Lamborghini, purtroppo. No, esatto. Vabbè, ci siamo divertiti almeno. Ciao!